Justin, sono Barbie Xanax e continua la nostra corsa verso The Avenger e Infinity War. So che le mie recensioni sono un po' strane rispetto a quelle che trovate in giro su questi film, però ho voluto improntarle soprattutto in quella direzione proprio per darvi qualcosa di diverso, un film di cui hanno fatto 3500 video, post ovunque. Se non avete visto il primo video sul primo film, ve lo lascerò qui sotto. Ho analizzato i personaggi maschili, il sottotesto e i motivi per cui ha avuto così tanto successo il primo film. Continuerò con l'analisi del sequel, non ripeterò le stesse cose altrimenti sarebbe inutile per chi ha visto tutti i video. Molti è piaciuto quel video e spero vi piacerà altrettanto anche questo. Nel caso vi piacesse, fatemelo sapere con un commento qui sotto oppure con un like. In Age of Ultron e gli Avengers si ritrovano davanti a dei nuovi nemici. Da una parte l'intelligenza artificiale creata da Tony Stark. Tony era convinto di creare una soluzione, ma in realtà ha creato un problema. Dall'altra parte ci sono due personaggi davvero arrabbiati con gli Avengers, ovvero Quicksilver e Scarlet. Loro sono due gemelli e hanno dei poteri speciali. Anche questo video farà spoiler, quindi se non avete visto questo film e non vorreste avere spoiler, purtroppo ci saranno qui dentro. Iniziamo prima a parlare brevemente a livello tecnico. Secondo me questo film è decisamente migliore del primo, hanno avuto un budget maggiore e si vede, insomma, il salto di qualità è stato estremamente evidente. Non ci sono delle divisioni, dei compartimenti stagni per quanto riguarda l'azione, ma inizia immediatamente appena inizia il film, che sembra essere la nuova visione, insomma, dell'universo Marvel. Secondo me però ci sono ancora dei piccoli problemi per quanto riguardano i costumi. I costumi sinceramente non mi piacciono per niente, continuano a non convincermi assolutamente. C'è Quicksilver che sembra vestito dal cestone dei saldi di Decathlon e per me è un no. Inoltre l'attore è bravissimo, io l'ho visto in Animali Notturni ed è bravissimo, lì ha dato il meglio di sé. Si vede che è un attore adulto, gli hanno fatto quei capelli, l'hanno abbigliato così per farlo sembrare un teenager e non funziona secondo me. A parte questo, il film secondo me è decisamente superiore al primo. Ci sono stati degli sforzi per quanto riguarda l'inclusione per i personaggi femminili, però secondo me qui siamo ancora nell'area Vediamo un po' man mano come si evolverà. Sono convinta che Civil War sarà sempre meglio e io il terzo devo ancora vederlo, scusate. Se avete visto il mio video precedente sapete già la mia posizione per quanto riguarda film Marvel e film DC. Qui devo fare un altro appunto. Sapete che io onestamente preferisco a livello di messaggi, li trovo più stimolanti i film dell'universo DC, per quanto io riconosca che non siano qualitativamente migliori, devo però fare un appunto per quanto riguarda Justice League. Come sapete a me è piaciuto il film, vi lascerò il link qui sotto, però è innegabile vedendo questo film che il finale, tutto il concetto del tutto intorno per salvare questo artefatto sia davvero troppo simile a Justice League, quindi molto probabilmente avranno preso quest'idea e l'avranno copiata pari pari. E già siamo alla seconda copia inutile, immotivata, che secondo me l'universo DC non ha alcun senso di fare, perché come vi ho detto affrontano tutto un aspetto differente per quanto riguarda l'essere supereroi. Se Marvel si punta più sull'aspetto, diciamo, divistico, popolare, e tutte queste cose, dall'altra parte DC invece si concentra su un aspetto un po' più depressivo. Batman è una mezza specie di Iron Man, però allo stesso tempo viene considerato con delle tendenze quasi depressive, puntando invece sul razzismo subito da Superman, un approccio un po' il lato negativo, diciamo, dell'essere supereroi, avere popolarità. Non capisco assolutamente questa ossessione dell'universo DC di copiare delle cose Marvel totalmente senza senso, Il regista di questo film è lo stesso che ha concluso il film The Snipes, quindi secondo me, insomma, ci sono delle motivazioni per pensare che le cose sono state un po' ispirate e continuo a non capirne assolutamente il senso. In questo secondo capitolo vediamo un maggiore umorismo per quanto riguarda l'universo Marvel, cosa che lo rende tipico. Nel primo solamente Iron Man aveva delle battute, qui invece si fa molto più ironia. Ma passiamo all'analisi concreta del film. Tutti i miei discorsi che vi ho fatto nel primo video per quanto riguarda la mascolinità rimangono validi anche in questo film. Occhio di Falco continua ad essere caratterizzato da una mascolinità differente, non macista, e infatti viene caratterizzato per la sua famiglia nel ruolo di padre e marito. Non a caso lui salverà un bambino. C'è un tentativo di dare spazio maggiormente ai personaggi femminili all'interno di questo film, però sinceramente secondo me rimane un approccio un pochino grezzo. Ci sono delle scene un po' quando c'è Hulk che si lancia attraverso il bancone e piomba casualmente con la faccia sulle tette di Vedova Nera, che davvero quella scena ha detto Tentano di dare maggior spazio a Vedova Nera, però onestamente secondo me la cosa non è riuscita al meglio. Da una parte si continua a caratterizzarla per le sue storie d'amore, ex, non si capisce bene cosa sia successo con Occhio di Falco, mentre dall'altra parte con la storia di Hulk viene fortemente caratterizzata. Scopriamo un po' qualcosa di nuovo sul suo passato, però lei ha un passato un po' simile a Capitan America, ovvero il suo stato ha fatto degli esperimenti su di lei. Però se Capitan America viene caratterizzato in qualcuno che ha preso il meglio da questa situazione,
un po' triste e solitaria. Dall'altra parte invece c'è Nat, che non viene rappresentata come un'eroina, ma quasi come una vittima di tutto quello che ha passato, senza la possibilità di riscatto, che invece vediamo in Capitan America. Limitarla al ruolo di ex, nuova fidanzata e vittima, secondo me non è il massimo. Un'altra parte che non mi ha convinto troppo è il rapporto tra lei e Hulk. Il fatto che solo lei sia in grado di portarlo all'umanità, a risvegliare la parte umana di Hulk, mi è sembrata un po' la retorica della buona Croce Rossina, ovvero noi vediamo molto spesso nel cinema degli uomini animaleschi eccetera eccetera, queste donne che grazie al loro amore riescono a trovare la parte umana di questi uomini che sembrano degli animali aggressivi. L'abbiamo vista molto spesso, è un archetipo, diciamo, in un certo senso della nostra società. Non so se archetipo sia la parola giusta oppure troppo in inglese, non mi viene il nome, sinceramente, scusate. Sinceramente l'ho trovato troppo limitante, continua ad essere uno strumento lei e non un soggetto, e la cosa secondo me si poteva fare meglio, ecco. Inoltre parliamo delle fidanzate. Purtroppo quasi tutti i personaggi femminili continuano ad essere caratterizzati come fidanzate di o sorelle di, al massimo mogli di. Sono citate le due fidanzate di Iron Man e di Thor, e c'è quella scena che vuole essere una mezza specie di esaltazione delle loro fidanzate, in cui loro due fanno a gara su chi avesse la fidanzata con maggior successo. Il punto che qui, diciamo, non è il massimo. Il tutto è abbastanza maldestro, poi ne riparleremo meglio, confrontata soprattutto con la moglie di Occhio di Falco. Ma passiamo all'argomento del film. Nel primo capitolo vi ho parlato di come il primo film, volendo o meno, avesse un forte approccio alla politica interventista, che era perfetta nel 2012, l'inizio della guerra in Siria. Qui siamo nel 2015 e determinate cose sono cambiate. Gli Avengers non sono più lì nel decidere se devono intervenire o meno all'interno di una guerra, mettersi in mezzo, ma fanno già i conti con le conseguenze, ovvero le conseguenze di intervenire e di creare delle vittime collaterali. Vediamo delle persone abbastanza malcontente rispetto agli Avengers, che ne apprezzano il fatto di essere salvate, mentre altre, insomma, non li vogliono. Ci si concentra ancora una volta sul personaggio di Capitan America, di come la sua identità sia costruita sul fatto della guerra, ed è abbastanza interessante visto che lui rappresenta gli Stati Uniti e sono una potenza nota per essere principalmente interventista e creare tutto su quell'identità. In tutto questo argomento dei civili che non guardano di buon occhio gli Avenger perché creano delle vittime collaterali, secondo me è molto avvicinabile sempre allo stesso argomento, ovvero all'interventismo, di come molto spesso delle spedizioni di pace, chiamiamole così, creano dei malumori sul territorio e non sempre siano particolarmente ben viste e apprezzate. Il film ovviamente non ha questo intento palese, però volendo o meno manda questo messaggio, e il messaggio che manda il film è quello di sostegno per quanto riguarda la politica estera statunitense, e quindi pensare che sia la cosa giusta perché gli Avengers sono i buoni all'interno del film. Volendo o meno il film tratta diversi argomenti anche molto attuali e manda un messaggio abbastanza tradizionalista. Come vi ho detto, Marvel raramente dà dei messaggi trasgressivi all'interno del loro universo, e questo messaggio molto tradizionalista, diciamo, si può collegare anche all'interesse di Tony Stark per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. In entrambi i film, almeno vi ho detto, devo ancora vedere Civil War, diciamo, la rappresentazione della ricerca è sempre qualcosa di negativo. La ricerca di Tony Stark verso un'identità artificiale ha portato ad un nuovo nemico. La ricerca dello Shield di trarre una fonte di energie infinita ha portato al primo film a un'invasione da parte di Loki e degli alieni. E anche lo stesso Tony Stark, salvato dalla tecnologia, quindi dall'innovazione, dalla ricerca tecnologica, in realtà ha creato un personaggio pericoloso, perché Tony Stark stesso è un personaggio ambiguo e sembra abbastanza instabile anche per la sicurezza del pianeta. La stessa ricerca ha portato a qualcosa di negativo e di incontrollabile, come per esempio Hulk. Praticamente tutto quello che vediamo all'interno del mondo degli Avenger, la ricerca scientifica porta delle cose negative. Come vi ho detto, c'è una visione abbastanza tradizionale, che viene sottolineata anche dai personaggi femminili. Ci sono pochi personaggi femminili, vengono inglobati di più, però rimangono sempre mogli, fidanzate, sorelle di. La stessa agente dello Shield, Penny Carter, vengono abbastanza messe di lato, ecco. È molto interessante come venga confrontato il rapporto di Tony Stark, Thor, con quello di Occhio di Falco. Occhio di Falco ha proprio la classica famiglia tradizionale, ha una moglie a casa, incinta, bla bla bla. Mentre dall'altra parte, come vi ho detto, vedevamo prima Tony e Thor che si vantavano dei successi delle proprie fidanzate, che se da una parte potrebbe essere qualcosa che potrebbe dare l'idea di emancipatorio, secondo me non lo è del tutto. È un po' troppo ambigua questa rappresentazione.
situazione, perché il loro rapporto viene proprio rappresentato come queste fidanzate che non ci sono, sono assenti, quindi per la loro carriera non sono lì vicino ai loro uomini, quindi non hanno effettivamente un rapporto idilliaco che noi possiamo vedere come quello di Occhio di Falco con la moglie. Soprattutto non sono nessuna delle due delle madri, come invece noi vediamo per Occhio di Falco e la moglie, che è rappresentata proprio con l'essere incinta, ma soprattutto sono delle donne che lavorano. La moglie di Occhio di Falco, lui dice a proposito di uno studio, non si capisce bene se lei sia una professionista oppure no. C'è da dire un'altra cosa: Pepper, così come la fidanzata di Thor, sono entrambi due lavoratrici, però all'interno della storia il fatto è che sì, hanno ottenuto degli ottimi risultati, ma lo hanno ottenuto grazie ai loro fidanzati, e questo per me è un po' un problema, perché se da una parte Pepper può mettere in pratica le sue idee grazie, diciamo, alla materia prima fornita dai possedimenti di Tony Stark, dall'altra parte c'è la fidanzata di Thor, che nel primo film viene detto che le è stato offerto un lavoro importantissimo, pagatissimo, proprio grazie a Thor, per metterla in sicurezza, quindi non grazie al suo merito. Quindi quella scena in cui loro si vantano delle loro fidanzate, secondo me, perde un po' di potenza. Tutti i personaggi femminili forti, che non siano semplicemente la moglie di Occhio di Falco, lì la madre sforna figli, diciamo, vengono viste come dei rapporti assenti, impossibili, sia per quanto riguarda Thor e Iron Man, molto probabilmente per motivi riguardanti all'attrice, ovviamente, credo così, però lo vediamo anche nella Vedova Nera e Hulk, che se ne va da un'altra parte perché il rapporto è impossibile. Quindi sembra quasi che tutte le figure femminili con un'attività lavorativa oppure con un minimo di personalità, insomma, siano destinate a non avere un rapporto di coppia felice. E devo ancora vedere Civil War, probabilmente le cose miglioreranno, io lo spero vivamente, e credo che Marvel sempre di più stia capendo che debba puntare, debba allargare il proprio punto di vista, e quindi sono convinta che Infinity War possa essere qualcosa in cui finalmente tutto quello che vorrei vedere potrei trovarlo, e sono davvero felice di tutto ciò. Questa era la mia lettura sul film. Come vi ho detto, non è un brutto film, non lo sto criticando in negativo, però mi sono concentrata su un punto di vista che secondo me non è trattato qui su YouTube, non avete visto frequentemente per quanto riguarda questi film, di cui avrete sentito milioni di volte parlare e dare opinioni. Volevo darvi qualcosa di diverso, spero sia stato interessante. Se sì, fatemelo sapere. Grazie mille ancora per aver visto questo video, grazie mille ancora per il supporto, grazie per i like, per essere iscritti al mio canale. Spero di rivedervi nel mio prossimo video. Ciao!